Ciao, in questa puntata vi racconterò il bel racconto Chucky di John Wyndham. Il racconto di fantascienza in inglese l'ho tradotto io personalmente da Amazing Stories. Su questa rivista, infatti, gratuitamente disponibile in lingua inglese nel numero di marzo del 1963, reperibile in PDF, questo testo di fantascienza che io l'ho omaggiato con una traduzione in italiano e poi l'ho pubblicato direttamente sul mio blog in 4 puntate da settembre 2020 fino a dicembre 2020. Il racconto, infatti, pur essendo bello e notevole, era però troppo lungo per essere tradotto e collocato in un intero ebook della collana JDub, quindi l'ho dovuto spezzare, a mio avviso l'ho dovuto spezzare in 4 puntate. Questa versione però di podcast l'ho trasformato in audiobook e lo potete ascoltare. Bando alle ciance e buon ascolto. Ciao. Matthew disse che se non c'era altro sarebbe tornato a giocare con Chucky tornando in camera sua. Intervenne mia moglie Mary, che disse che solo adesso si era ricordata che aveva ricevuto una nota di promemoria da Miss Touch. La professoressa di geografia di Matthew era rimasta piuttosto sconcertata dalle domande di Matthew circa su dove fosse la Terra nel sistema solare. Erano domande sulle orbite della Terra e rotazioni terrestri, sul ciclo della precessione. La professoressa ha dato a Matthew un piccolo libro al riguardo per approfondire il tema. Sono però argomenti molto più avanti rispetto al corso di studi in cui Matthew è iscritto. E la professoressa mi aveva chiesto se in casa avevamo parlato di questi temi. Se fossimo costretti ad ammonire Chucky, chiesi a Mary. No, è meglio di no, disse Mary. Potrebbe perdere fiducia in noi e tornare ad essere segreto, come quando Matthew parlava da solo in camera propria. Verso la fine della settimana comprai un'auto nuova, una grande familiare di forma station wagon. Piacque a tutti in famiglia, inclusi i vicini. In effetti era una bella auto spaziosa, adatta alle esigenze di una famiglia con due figli e tante valigie. Nel pomeriggio vidi Matthew, che era corso in giardino a guardare l'auto. Pensavo che la volesse osservare più da vicino, in modo autonomo, dato che gli era piaciuta molto. Ma lo vidi piangere ed era rosso in viso. Temendo che si fosse ferito, chiudendo una portiera, corsi in giardino. Matthew era rosso in viso e piangeva, ed appena mi vide si scusò con me. Io gli chiesi se si era fatto male. Rispose che stava bene. Gli chiesi perché piangesse. Matthew disse che era sceso in giardino per illustrare la nuova auto a Chucky, ma questo aveva detto che l'auto era stupida, orrenda e con una tecnologia primordiale ed obsoleta. Non aveva ancora capito se ciò che era reale oppure se più probabilmente erano i sintomi di schizofrenia. Così chiesi a Matthew di chiedere a Chucky che cosa trovasse di buffo nella nuova auto che avevo comprato. Matthew disse che il motore a combustione interna era roba da primitivi e che era ridicolo che l'auto dovesse avere un cambio ancorché automatico. Poi disse che nessuno avrebbe mai costruito un'auto con le molle, che sarebbe saltata su ogni buca avendo anche una lunga forma a salsiccia. Io eccepii che le auto erano costruite così, ma Chucky, per bocca di Matthew, disse che il veicolo era pericoloso, che avrebbe potuto incendiarsi, non era sicuro per gli occupanti perché sedili e cinture di sicurezza erano inadeguate, e che nessuno sano di mente sarebbe mai dovuto salire su un'auto così tanto pericolosa. Chiesi a Chucky di spiegarmi come avrebbero dovuto essere costruite le auto. Chucky disse che non avrebbero dovuto avere le ruote ma levitare, non avrebbero dovuto fare rumore ma essere silenziose, avrebbero dovuto avere dispositivi per evitare che le auto avessero potuto urtarsi tra loro. Da dove arriva Chucky? Qual è il posto dove vive? Chiesi. Era difficile da dire se due persone non sanno niente del posto da cui proviene. È inutile parlarne. Quanti anni ha Chucky? Chiesi.
è grande, il suo tempo non scorre come il nostro. Dovrebbe avere circa 20 degli anni terrestri. La sua speranza di vita è di circa 200 dei nostri anni terrestri, quindi ciò che è piuttosto giovane per le sue scale temporali. Dopo la storia dell'auto, Mary propose di chiamare il nostro medico, il dottor Aycott, per far visitare Matthew e poi farci dare il nome di un buon specialista. Per far visitare Matthew, io dissi che questo approccio poteva essere rischioso, ciò che Matthew avevano fiducia in me e in Mary. Un approccio diretto con il buon dottor Aycott avrebbe potuto essere male interpretato. Suggerì di usare una via più diplomatica e formale. Conoscevo il dottor Roy Landis, era professore a Cambridge di malattie mentali. Non aveva affatto l'aria del medico. Dissi che l'avrei contattato per scambiarci quattro chiacchiere, cercando di convincerlo a dare un'occhiata non ufficiale a Matthew, invitandolo a cena la domenica sera a casa. Dopo qualche telefonata andai in camera di Matthew e gli dissi che conoscevo un mio amico che aveva più o meno le stesse idee che ciò che aveva espresso sulle auto della Terra. Domenica sera il mio amico sarebbe stato a cena da noi. Matthew sembrava interessato, poi all'improvviso Matthew chiese, cambiando espressione: «Gli hai parlato di Chucky?» «No, assolutamente, parlavamo di auto e gli ho detto che ne avevo comprata una nuova, una grande e spaziosa familiare, e così sono venuti fuori dei suoi commenti, che sono più o meno simili a quelli che Chucky aveva detto in giardino nel pomeriggio. Per questo ho pensato di invitarlo a cena da noi, questa domenica», dissi. Matthew sorrise e sembrava molto soddisfatto. Venne il mio amico Landis per le 17, ma Matthew non era in casa. Avrebbe dovuto rientrare prima delle 17 dal giardino di casa, dove a nostra conoscenza era andata a giocare con Chucky, ma in realtà non c'era traccia di Matthew in giardino. Lasciai Mary e Betty in casa con l'ordine di trattenere Matthew se fosse tornato a casa. Nel frattempo Landis tornò a casa propria, dato che Matthew non c'era e la cosa forse poteva farsi seria. Io presi l'auto ed andai verso il parco pubblico sperando di trovare Matthew. Lo trovai dopo pochi metri vicino a casa. Discuteva con un agente della polizia, il quale mi disse che stava spiegando a Matthew che non era legale montare sulle barche o case altrui per andarle ad esplorare. Chiesi a Matthew che cosa voleva fare cercando di montare sulle barche ormeggiate. Matthew mi disse che voleva solo dare un'occhiata rapida ai mezzi che galleggiavano e gli feci notare che avrebbe dovuto restare in giardino e giocare. Alle 17 avevamo un ospite a cena. Il poliziotto fu comprensivo con me. Vedendo che stavo cercando mio figlio e non avendolo più trovato nel giardino di casa, la gente non disse altro e mi sorrise, aggiungendo: i bambini sono spesso un po' agitati. Montando in auto, Matthew mi disse che Chucky voleva vedere da vicino le barche. Era strano costruire degli aggeggi così grossi che avrebbero consumato molta energia per muoversi nell'acqua. Sarebbe stato più efficiente costruire dei veicoli fatti d'aria che, galleggiando, spingendo l'aria fuori, avrebbero creato un cuscino d'aria, permettendo un moto più efficiente. Un modo elegante per descrivere il funzionamento di un hovercraft, di cui un bambino di 12 anni non poteva conoscerne il funzionamento, perché io non gliene avevo mai parlato. Dopo pochi giorni fummo avvisati dal professore di matematica di Matthew che in pochi giorni nostro figlio aveva già imparato tutto il programma di matematica che avrebbe dovuto studiare in un intero anno scolastico. Stessa cosa era accaduta per la geografia. Adesso Matthew studiava un libro d'astronomia, mentre i suoi compagni ancora studiavano la geografia che Matthew aveva imparato in meno di una settimana. Poi c'era stata un'insolita discussione con la professoressa di scienze, la quale non conosceva la pressione della luce, ossia dei fotoni, e non sapeva spiegare da dove provenisse la gravità. Inoltre, la professoressa diceva che solo le piante hanno un unico sesso, mentre gli animali e gli uomini hanno due sessi. Tramite la riproduzione si generavano nuovi esseri. La professoressa diceva che non esisteva la riproduzione per meiosi cellulare, mentre Chucky diceva che esisteva la meiosi e c'era anche la clonazione cellulare come riproduzione. In aula era poi giunto di corso il professor Kaffer, un fisico che insegnava alle ultime classi della scuola di Matthew,
perché durante l'ora di scienza Matthew si annoiava e finiva per disturbare in aula gli altri compagni, dato che in pochi giorni aveva già studiato tutto il programma di fisica di un intero anno. Ma attaccai al telefono e chiamai il mio amico Landis, per il quale tornò a farmi visita la domenica successiva per dare un'occhiata informale a Matthew. Dopo cena Landis si mise a sedere in veranda con Matthew e presero a parlare. Vi rimasero per oltre un'ora, sino alle 21. Matthew sembrava molto rilassato, poi salutò tutti educatamente ed andò in camera proprio a dormire alle 21. Io e Mary ci mettemmo a sedere davanti a Landis e pendevamo dalle sue labbra. Landis disse che la discussione con Matthew era stata davvero stimolante. Il bimbo sembrava aver letto un sacco di roba di fantascienza, che era insolito per un bambino di 12 anni. Mary lo interruppe. «Dottore, cosa ne pensa? È normale oppure schizofrenico?» «Non lo so», rispose laconico Landis, che poi aggiunse. «Sembra una sorta di possessione spiritica benigna, e questa è la migliore spiegazione irrazionale che ho potuto trovare. Quando Matthew parla con ciò che in realtà non ci parla, è come una forma di telepatia, sia quando ho delle risposte alle domande di ciò, sia quando Matthew ci parla, il quale non ha propriamente sempre bisogno di parlare, più delle volte semplicemente pensa delle frasi che sono immediatamente recepite dall'entità ciò. Quindi propriamente non è schizofrenia, e comunque i contenuti delle conversazioni hanno un contenuto reale che si riverbera sulle conoscenze scientifiche di Matthew, che dalle note che mi avete fatto leggere dei professori ha un quoziente intellettivo molto superiore ai suoi coetanei. Ma la cosa strana è che pur avendo Matthew un linguaggio forbito per la sua età, nella maggioranza dei casi usa termini scientifici in modo fluente, pur non conoscendone il significato proprio. Se gli si chiede il significato proprio di tali concetti, deve attendere la risposta di Chucky, senza la quale Matthew non sa rispondere. «Matthew ha solo 12 anni», disse affranta mia moglie Mary mentre si portava le mani al viso. «Indubbiamente», rispose Landis, «non c'è ombra di dubbio che Chucky sia un'entità reale, è un'entità che esiste. Non ho idea di dove sia e cosa sia. Ma ciò che è reale quanto Matthew, io oppure voi, è innaturale contare con base 2, ma Matthew ha imparato, così come gli ha insegnato ciò, il quale provvede per lui a far di conto quanto a fare una conversione in base 10, suggerendo le risposte a Matthew. Ho inoltre parlato con ciò che sulla missilistica e l'astronautica, che è considerata preistorica per l'uso dei carburanti chimici per produrre una reazione ed un moto nello spazio. Praticamente, a dire di ciò che la nostra missilistica è una tecnologia arretrata e primordiale, inefficace per le lunghe distanze siderali. La massa ha una forza, ossia la gravità, come ci dice Einstein. Inoltre la massa ha anche un'energia, ed è questa che serve per i viaggi spaziali a lunga distanza. Un po' come ci dice la relatività generale nella scissione, fusione ed annichilazione dell'atomo. La materia negativa, come la chiama Chucky, è antimateria ed è quella che serve per i viaggi spaziali. Uno dei modi per creare gravità artificiale è creare rotazione di corpi. Tramite la velocità angolare ci si può simulare la forza di gravità in alcuni tipi di navi spaziali. Inoltre, nel processo di accelerazione e decelerazione si hanno forze in gioco che devono essere gestite, che possono essere pericolose. Sono tutti concetti di fisica che non sono alla portata di un bambino di 12 anni. Non vi sono errori in quello che dice Chucky. Biff era l'immaginazione di Betty che si spengeva ed accendeva al suo pieno comando. Chucky è reale, talvolta irrita ed entra in conflitto con Matthew, come nel caso della discussione sulla vostra auto. Chucky è un nome che Matthew ha dato a questa entità, ma non è il vero nome di questa entità, che vi ripeto, è reale e ne ha dato piena prova con conoscenze scientifiche e capacità di calcolo che non erano note a Matthew e non avrebbero potuto esserlo. Siamo in un contesto di possessione di qualcosa che proviene dall'esterno, ma il termine possessione è improprio. Matthew non è succube e non è controllato da Chucky. Nella discussione animata che Matthew ha avuto con Chucky, alla fine Matthew ha detto all'entità di star zitto e di farsi gli affari suoi. Matthew quindi
non è controllato da Chucky. La presenza di Chucky, a dire di Matthew, in realtà non è continua. Il tempo di Chucky è diverso dal tempo di Matthew. Matthew ha intervalli di tempo liberi, privi della presenza e del contatto con Chucky. Quando Chucky si manifesta è sempre per interrogarlo su determinati quesiti pratici della vita di noi umani. Questo accade spesso, specie durante il giorno o durante la notte, ma è anche Matthew che durante la scuola interroga Chucky per avere consigli e risposte, specie sugli esercizi di matematica, scienza, biologia, fisica, eccetera, i quali sono svolti da Chucky e non da Matthew. È Chucky e non Matthew che fornisce le risposte che poi Matthew scrive e riferisce, talché appare che Matthew sia come un genio per i suoi 12 anni. C'è come una sorta di simbiosi psichica tra Matthew e Chucky. Dovremmo incominciare a contemplare l'ipotesi, che a mio avviso è molto ben più di un'ipotesi, che questa entità Chucky non sia una delle numerose entità psichiche mitiche che sono state descritte nella letteratura religiosa e o parapsicologica. Chucky è una qualche altra forma di vita a noi non nota, che molto probabilmente si interfaccia con della tecnologia avanzatissima ed a noi sconosciuta, che per questo motivo a noi tutto questo ci appare come un esempio di telepatia quasi magica, una presenza quasi come se fosse nel dominio del mondo religioso, che in realtà è solo una questione d'altra tecnologia molto più avanzata della nostra. Cosa possiamo fare per aiutare Matthew, chiesi, in modo diretto per avere un consiglio pratico? Non ne ho la più pallida idea, rispose Landis.